Benvenuti amici, io sono Salopimpos. Oggi torniamo su Slendrina The School. Ritorniamo, non lo so se l'ho portato, però niente, è stato aggiornato anche questo perché Developer sta aggiornando un po' di giochi, tra cui anche questo. E quindi niente, iniziamo, vediamo un po' di che si tratta questo Slendrina The School. Grafica molto figa, tra l'altro questo è uscito un bel po' di tempo fa, quindi gli aggiornamenti nel tempo, secondo me, rivisitano un po' la grafica, perché ai tempi questa grafica noi ce la sognavamo. E anche perché the door is locked. Anche perché non potevano farla, visto che sempre ai tempi i dispositivi erano un po' lentucci, non potevano permettersi di far girare tutto ciò. Quindi è per quello che Developer ha deciso di aggiornare i suoi giochi, probabilmente per cambiare anche la grafica. Vado lento come le capre zoppe io. Qua non c'è niente. Slendrina, Slendrina, c'è Slendrina. Aspetta, dobbiamo aumentare la luminosità e la sensibilità, non la luminosità. La sensibilità, così ce la togliamo un po' prima dalle scatole, Slendrina. Ecco, via, me la esco. E qui non c'è niente, ma una mappa qui. Anche qui comunque abbiamo necessità di trovare delle chiavi. Vado dritto per dritto, porta destra, la porta è locked. Qua è aperta. E allora mi insegno per... Vabbè, siamo nella scuola di Slendrina, ragazzi. E ovviamente ci sono... questo che... 1 di 8. Ovviamente ci sono tante aule. Quindi aula dopo aula cerchiamo di trovare le cose per fuggire. Ah, dobbiamo trovare 8 di quegli affari. Aspetta, troppo alta. 8 di quegli affari per andarcene. Vediamo adesso. Quindi, di qua sono uscito. Di qua sono andato. Vado per di là. Di là sono uscito. Lì si scende. Qui c'è il... da qui si esce, presumibilmente. No. Vabbè. Poi dritto si scende e si sale. A destra invece c'è una porticina che apro. E altre aule. Un'altra aula. Vediamo un po' se c'è qualcosa che sballuccica, ma non vedo niente. Quindi non sballuccica niente. C'è solo Slendrina. Okay. Però con la visuale, con la sensibilità aumentata, riusciamo a togliercela dalla vista facilmente. Il problema è che prendiamo i danni. I danni li prendiamo sempre comunque. E niente, andiamo alla porta destra. E che cosa ci sarà mai? Fighi secchi. Controlliamo anche dietro le porte, non si sa mai. Salve. Come sei brutta e orribile perseguitatrice pure. E qua non c'è niente. E qui non c'è niente. Alla lavagna. Tra l'altro tutte le lavagne sono uguali, la stessa texture. Insegnavano a tutti la stessa cosa nello stesso momento, gli insegnanti di questa scuola. Oh, questa è più grande però. Questa è più grande. E che cos'è questo? Medikit, ottimo. Sembra un po' The Cellar, il primo e il secondo. Le meccaniche sono quelle. Quindi vado per di qua alla ricerca di una cosa sballuccicosa, ma non c'è niente. Questi si aprono. Ok, ma non c'è niente. Questo si apre e non c'è niente. Va bene, va benissimo così. Va benissimo così. Ma che pretendiamo noi di trovare le cose? Ma ovviamente no, i banchi non si aprono, giusto? Oh, c'è una chiave invece! Che cacchio l'aveva vista? Ok, elevati Slendrina, elevati dai scatole. Vabbè, con una chiave in mano possiamo andare ad esplorare porte che ancora non potevamo aprire. E quindi me la torno indietro, sperando di non lasciare chiavi o qua, perché quella la stavo per lasciare. Torno indietro, vado dall'altra parte, andiamo ad aprire una porta quantomeno. Ce n'erano due bloccate qua. Questa è aperta. Ok. No, ok, c'è solo questa. Apriamola. One key is used. Perfetto, c'è un medikit, lo uso. Altra aula grande, quindi probabilmente ci sarà qualche altra cosuccia, no? Ce lo mettete qualche altro oggettucolo? Qua intanto non c'è niente. Apriamo qui e non c'è niente. Apriamo qui e no. Oh, e c'è il secondo. Secondo bullone. Sembra un bullone, cacchio. Comunque, qui non c'è nient'altro. Ora, a questo punto, o scendiamo o saliamo. Quindi che si fa? Saliamo o scendiamo? Saliamo. Di qua che c'era? Abbiamo visto già tutto qui, presumo. La lavagna lì è caduta. Saliamo, saliamo. Saliamo perché gli scantinati nascondono sempre le cose più brutte. Quindi saliamo. Slendrina, sei a metà... sei intersecata con le scale, Slendrina. Ma dove siamo? Su Ice. Allora, su The Ice, su Ice. Allora, saliamo, saliamo. Piccolo medikit qua e lo ciuccio.
Perfetto. Ora, zona destra, zona sinistra. Andiamo prima a destra. No, troppo grande. Andiamo prima a sinistra. Vediamo che c'è qui. Anche qui troppo grande. E però da qualche parte dobbiamo pure andare. La porta è chiusa. Slendina, fatti gli affaracci tuoi. La porta è aperta. Qui esploriamo. Oh, lì vedo sballuccicare qualcosa. E siamo al terzo bullone. Ok, che non è un bullone comunque, però viene facile chiamarlo bullone. Poi, niente, qui non c'è nient'altro. Me la esco. Nemmeno chiavi. Vado di fronte. La porta is locked. E allora vado qui. E queste saranno aperte, no? Porte aperte. È un altro bullone. È un altro bullone. E siamo già a 4. Ok, chiavi non ne vedo. Va benissimo. E allora fuggo, me la esco. E questa è chiusa. Perfetto. Andiamo dall'altra parte del corridoio. Questa è sempre chiusa. Sì. Andiamo dall'altra parte del corridoio, nella zona molto ampia. Vediamo un po' cosa si nasconde. Allora, questa era già aperta. Non l'ho aperta io. Fammi vedere il cesso. Sporchissimo. Tutti i cessi sono sporchissimi. Che schifo. Controlliamo dentro. Non si sa mai, qualche chiave, qualche bulloncino. Invece non c'è niente. Qua niente di niente. Un cesso aperto inutile proprio. Vabbè. Continuiamo per di qua. Altre due porticine. Una è aperta. La cucina. Addirittura la cucina. Allora, esploriamo. Oh, e qui abbiamo il quinto. Benissimo. Queste si aprono, no? Il quinto bulloncino. Qui non si apre niente. Qui c'è un medikit. Chiavi invece non ne vedo. Le chiavi se le sono tutte mangiate. Se le mangiate tutte slendrine. Non ci sono chiavi. E allora niente. Vado dritto. Oh, slendrine, levati da che. Apriamo questa. E qui una chiave, ci sarà sicuro. Oh, la zona mensa. E qui una chiave, ci sarà sicuro. Oppure mi accontento anche del bullone. Chi se ne frega. Basta che mi date qualcosa. Vai ciccio, corri. Qua non c'è niente. In mezzo alle sedie non c'è niente. E dall'altra parte non c'è niente, non ci credo. Dall'altra parte non sembra esserci niente. Non c'è niente, ragazzi. Una stanza enorme dove non c'è niente. Ma io non ci voglio credere. Io non ci vorrei credere. Ma purtroppo è così. Non è che c'è qualcosa nell'oscurità qua, non si vede un cacchio. Oscurità, oscurità. Chi è Slendry? No, sto guardando le sedie, Slendry, non ci rompe le scatole. Niente, non vedo, non ne vedo. Quindi me la esco di uno stranissimo, stanza enorme, non c'è niente. E niente, si scende allora, perché sopra non c'è più nulla. No, si continua a salire. Si continua a salire, ragazzi. E vediamo, mancano tre bulloncini. E qua che c'è, questa è l'uscita. La porta è chiusa, serve una scheda magnetica. Ok, e niente, allora andiamo. Proseguiamo l'esplorazione. Qui è tutto chiuso e non ci sono chiavi. Non ho trovato più chiavi io. Oh, eccola qui. E chi cacchio l'aveva vista? Attaccata alla lavagna. E io che avevo dato per scontato che non ci fosse mai nulla alla lavagna. E invece era in una di quelle stanze che avevamo già esplorato, tra l'altro. Quindi diamo un'altra occhiatina rapida, perché le lavagne nascondono la roba. Niente, qui niente. Qui niente. E niente, comunque, una chiave l'abbiamo trovata. Direi che è arrivato il momento di scendere nello scantinato, ragazzi. Vediamo che c'è qua. Vorrei che... Slendrina, qua niente. Qua la stanza è grande, veramente non c'è niente. Che qua poco fa ho visto. Esattamente come prima, ho visto. Forse ero talmente preso dal guardare nei banchi che non ho visto la chiave alla lavagna. E niente, vabbè, qui non c'è niente. E niente, ragazzi, andiamo, si scende. Vediamo cosa nasconde lo scantinato della scuola di Slendrina. Quindi piano, con calma e nonchalance, ci abbiamo. Mancano solo tre bulloni. E in teoria possiamo scappare. Non ho trovato ancora la porta d'uscita, ma potrebbe essere quella in alto che richiede la scheda. E tra l'altro però sono già mezzo morto. Oh... Aspetta che mi chiudo qui. Qua che c'è? Un bullone, siamo a 6. Slendrina, Slendrina. Sto prendendo una marea di danno. Apri quello su. Perfetto. Allora, siamo a 6. Qui c'è codice da inserire.
Che cos'è sta a fare qua? Lì c'è l'orsacchiotto. Ah, dobbiamo inserirli qui gli 8 pezzi di affari che dobbiamo trovare. Praticamente. Ne abbiamo solo 6. Ok, dobbiamo inserirli qua. Sono fusibili comunque. Sono fusibili. Perfetto. Io darei fuoco all'orsacchiotto di Islandia. Che ci faccio con l'orsacchiotto di Islandia? Me lo porta a spasso? Certo che per prenderlo servirà qualcosa. Quindi vado a spasso con l'orsacchiotto di Islandia, ragazzi. Oh, c'ho, meno male, c'è una curetta. Qui abbiamo visto che non c'è niente. Chiavi non ne vedo. La pala non fa niente. Il bruciatore non serve a niente. Serve. Ah, forse ho capito. Dobbiamo utilizzare i fusibili per attivare la fornace e bruciare l'orsacchiotto di Slendrina. Togliere Slendrina dalle scatole. Ho capito, ma io qui adesso non trovo più chiavi di nuovo. Che si fa? Nello scantinato non c'è più nulla per ora. Quindi abbiamo capito l'inghippo. Non mi ricordo, sapete, non mi ricordo di sto gioco io. Forse non l'ho nemmeno portato. Quindi andiamo alla ricerca degli altri due. Ma dove li vado a trovare? Ma questi in cucina si... Ah, si aprono anche questi in cucina. Abbiamo altre chiavi. E sono 3 ore che gironzo qui come un moscerino sperduto. E perché avevo provato qui e non si aprivano? Giustamente io ho cliccato nelle uniche cose che non si aprivano. Qui non c'è niente. Comunque abbiamo solo una singola chiave trovata. E ce la facciamo bastare. Il forno non si apre. E che è? È Slendrina per cortesia. Slendrina. E dopodiché, utilizzando sta chiave, io non so più che altro fare, ragazzi. Perché ho già esplorato di nuovo tutto. E come sempre, mi mancano sempre gli ultimi oggetti in tutti questi giochi di Slendrina. Quindi, l'ultima chiave, dove la utilizziamo? Domanda. Il cesso l'ho già riesplorato. Non c'è niente. A meno che è super nascosta. Dico, non c'è niente. Quindi, di qua mi pare ci fosse un'altra porticina da aprire, tipo questa. One key is used. Sperando che ci sia qualcosa di bello e di utile. Esploriamo bene. Qua niente. Mi servirebbe forse un'altra chiavuzza. Oltre ai pezzi, qua dentro che c'è? E siamo a set. Oh, che bello! Che è sto rumore? Due piccioni con una fava, comunque. Allora, qua niente. Qua niente, qua niente. Manca l'ultimo pezzo e presumibilmente sarà nell'ultima porta da aprire. Perché se non sbaglio mi manca l'ultima porta da aprire. Se ci fosse anche un medikit sarebbe una gran cosa. Visto che ogni volta che guardo quella faccia orribile mi viene un colpo. Ora mi attaccherà nuovamente Slendrina. Qui ho già visto. No, qui c'è l'altra porta. One key is used. E qui deve esserci l'ultimo pezzo a sto punto, no? In teoria. In pratica c'è il medikit. In pratica c'è l'ultimo pezzo. Ok, ragazzi. E c'è un'altra chiave. Stiamo per bruciare l'orsacchiotto di Slendrina e togliere Slendrina dalle scatole. Se Slendrina mi ci fa arrivare, tra l'altro. Non è che è scontata come cosa. Ritorniamo indietro. Slendrina, è arrivata la tua ora. Scendiamo giù nello scantinato, ragazzi. Lasciate like come se non ci fosse un domani per questo finale di Slendrina che non avevamo mai visto, perché io non me lo ricordo. Levati e levati, che non lo voglio vedere il tuo seno. Non lo voglio vedere proprio. Inseriamo gli 8 fusibili. Accendiamo la fornace. Tac, tac. La door was unlocked. Una porta è stata sbloccata. Altro che fornace. Una porta è stata sbloccata. Quale? Quella su per scappare, allora. Non c'entrava niente l'orsacchiotto di Slendrina, bruciare l'orsacchiotto, che mi ero fatti i film. Vabbè. La porta sbloccata presumo sia quella in alto, perché non ci sono altre porte. Quindi andiamo su, adesso quella non mi ci fa arrivare, quella si incacchia. Su, andiamo su, andiamo su, andiamo su. Ancora più su, c'è un'altra porta da aprire, perché ho una chiave. Le chiavi che avanzano ogni volta mi viene un co... Oh, è aperta! E me ne vado. Non me ne vado. Che cosa... Slendrina. Mettiamo l'orsacchiotto qui. Ok, time to leave this place. Con la foto di Slendrina. Ma da dove vado? Scusami. Dov'è l'uscita di this place? Vabbè, da dove sono entrato tecnicamente. Quindi scendo di nuovo. Non ti arrabbiare, ti ho solo rubato la tua foto. E ormai sei morta, che ci fai? Che ti fai il poster? Via, me la scendo. Tutte quelle X su quella foto non so
che cosa significhi, ma presumo bambino. Truppico e mi rompo il ginocchio. E arriva Slendrina che mi spacca la faccia. Sei ripreso lo sacchiotto. Non posso fare niente io. Oh, è quella Slendrina, no? Quella è l'insegnante. Ho i brividi, ragazzi. Ho i brividi. Sono morto. Sono morto, ma veramente? Good job! It seems that Slendrina spared your life. Tutta la fatica che facciamo ogni volta a raccogliere gli oggetti e poi ci moriamo sempre e comunque. Quindi non lo facciamo proprio, la prossima volta non lo facciamo. Prossimo video di qualche Slendrina, magari l'X ci ritorno, perché quello ancora non l'ho finito. Quello non ricordo che non l'ho finito, questo non me lo ricordavo onestamente. Quindi mi raccomando di lasciare un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se ancora siete iscritti, attivate la campanella. E poi c'è tutto al prossimo video.